Buonasera a tutti, siamo Anna, visto che si parla di riciclaggio, di rifiuti, come operatore del campo mi sento doveroso di dover intervenire. Io nel mio piccolo, diciamo, da tempo vedo nella rigenerazione dei rifiuti, come tale mi sono impegnato su dei progetti per cercare di realizzarne uno. Purtroppo i nemici che troviamo sempre sono quelli all'interno della pubblica amministrazione, cioè la legiferazione che mette delle difficoltà, e il paradosso grosso è che chi ti impone le regole di un riciclaggio è sempre quello che le viola per primo. Io ho cercato di proporre a enti pubblici, ospedali o meno, di andare a raccogliere. Io cosa facciamo nella nostra azienda? Facciamo riciclaggio di prodotti di stampa, cioè cartucce, toner e quant'altro. Il toner è pericoloso, come tale va gestito, e soprattutto la cattiva informazione. La cattiva informazione nel senso che spesso ho visto degli operatori, gli amministratori prendere PC, monitor e buttarli dentro i cassonetti della spazzatura. E questo sotto gli occhi degli indifferenti, dei passanti, senza sapere che buttare anche una cartuccia, non dico lasciamo perdere la cartuccia, forse qualcuno non ti viene, ma il PC è un reato penale, non civile. Eppure gli enti pubblici, gli ospedali sono i primi a fare questo tipo di violazioni. Enti regionali non applicano minimamente la legge, perché quando noi siamo costretti ad avviare qualche cosa, siamo operati di certificati, abilitati a fare questo, quello e quell'altro, e dopodiché andiamo a vedere, ma chi fa il controllo? Nessuno sul territorio. Quindi la spazzatura, cioè tutto ciò che va a consumo, diventa spazzatura, e il cittadino non ha quella forma mentis di rigenerare, perché non intende pagare nessun costo, onere aggiuntivo per ciò per cui ha già pagato all'atto dell'acquisto, dovrebbe pagare per disfarsene. E allora noi dovremmo essere pagati per fare la rigenerazione. E scusate, mi tiro anche le orecchie a qualcuno di voi. Anche a voi ho detto di darmi delle cartucce, che pure non è arrivata quasi nessuno. Sono a Belmonte solo lo 0,2% fa riciclaggio di cartucce. Tutti gli altri li buttano nei cassonetti delle spazzature. Dico le cartucce perché sono coinvolto nelle cartucce, ma pensate un po' a tutto il resto. Ecco perché si crea quella montagna di spazzatura. Ma anni fa feci una proposta al precedente sindaco, quella di creare un progetto per convertire l'area che attualmente era la sosta per quanto riguardava l'ex mattatoio, addirittura l'area che veniva utilizzata prima dagli operatori ecologici, su un progetto, magari a noleggio, per dire allarghiamo, facciamo intervenire i privati per fare un progetto sulla spazzatura. Mi disse, io dissi te lo chiedo, ma so a priori che mi dirai di no, e mi disse di no. L'area è impegnata all'autoparco, poi effettivamente è impegnata all'autoparco dei frigoriferi, perché è pieno di frigoriferi, è attualmente pieno di rischi, prima o poi qualcuno, come succede sempre, darà alle fiamme. Ora dico una cosa. L'unica cosa che io penso è fare un progetto di larghe vedute, porto un esempio, quella di uscire dal lato potrebbe essere una soluzione, ma se non è una soluzione, perché non variamo un progetto grosso per quanto riguarda le aree di sviluppo industriale nel comune di Belmonte, di cui si parla sempre pochissimo, e se si esce dal lato, creare un'azienda per il riciclaggio e portare lì gli stessi operatori, creando, diciamo, risparmio economico e lavoro. E lavoro. Solo così si può fare, secondo me. Anche come si è fatto come idea. E in un mese si è passata alla differenziata che diceva. Ecco, io volevo invitarvi, intanto visto che c'è una difficoltà tra cittadino attivo e politico, che ho fatto il sindaco per un periodo e la persona per tanto tempo, uno deve essere politico attivo, soprattutto con capacità progettuale,
è capace di aggregare le maggioranze anche di partiti diversi per realizzare quello. La cittadinanza attiva invece è questa dell'assistenza e esercizio della democrazia nei confronti di chi si prende il compito delegato di poi amministrare. Quindi solo, non è che diciamo che i politici sono attivi, è che a volte per attivi per conto loro, non per il bene comune. Ora bisogna essere capaci di impegnarsi per il bene comune, quando si fa la politica come politici attivi. L'altra cosa volevo dire ai miei amici che come me adesso fanno cittadinanza attiva, che l'altro problema grosso che bisogna sicuramente mettere nei progetti della nostra organizzazione è l'impianto di deliberazione. E progettare a lungo termine, questo è più complicato, quello di dividere le acque meteoriche dalle acque reflue, cioè di fognature. E fare in modo che dove c'è un ritorrente, a bel modo, perché i problemi dell'alluvione della città di alcuni eventi è dovuto a questo, che dove c'è un ritorrente si può stare. E sotto, anziché fare canalizzazioni capaci di ricevere le portate che con un ritorno trentennale, cinquantennale o secolare hanno portate anche importanti, quello che hanno fatto i nostri padroni, che bisogna fare questo tipo di cose, perché il nuovo c'è la gente. Quindi questo è anche urgente per evitare che tutti i cittadini che stanno lungo il torrente, cioè voi chiamate simpaticamente un runner, va bene, in estate non ci possono vivere. Ma è possibile, è reato penale non avere l'impianto di regolazione. Come hanno fatto a sopravvivere tutti questi amministratori che non hanno mai avuto un impianto di depurazione? Io quando ho fatto il sindaco, la prima cosa che ho fatto è stato un impianto di depurazione, e mi assicuro che dopo 25 anni quell'impianto sta funzionando ancora e funziona, va bene. Era stato progettato anche per ricevere le acque reflue degli orefici, quello poi le altre amministrazioni l'hanno fatto e quindi c'è questo problema. Ma questo è un problema importante, o come quello dei rifiuti solidi urbani, anche quello degli acquari. Grazie.